paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente sono la tua malattia. Paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto o forse niente, da domani si vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Beh, abbiamo cominciato da queste parti la trasmissione, ma ci torniamo perché ci sono delle notizie importanti su un palazzo importante. Palazzo Carafa, la signora ci dirà qualcosa in più, oltre a quelli che stamattina ha detto il professore. Eccolo qui. Il Palazzo Carafa risale al 1571, eretto da Scipione Carafa, fu venduto da un altro, dal duca di Montecalvo Giambattista Carafa, è di pianta quadrangolare con due torri di forma quadrata che sono ancora tuttora visibili e ristrutturate. È un palazzo che ha la sua porta principale di fronte alla chiesa, con un arco a tutto sesto in pietra, nel quale si accede poi al cortile, dove c'è una scalinata in pietra che porta ai palazzi, agli appartamenti del piano. E qui, signora, c'è un terrazzo bellissimo. Sì, vero? Sì, sì, questo è uno dei terrazzi del palazzo. Diciamo che il palazzo non ha molti balconi e loggiati, ha diverse finestre di varie dimensioni. Si presume che nelle parti più alte abitassero i signori, tant'è vero che le dimensioni delle finestre sono anche più ampie, mentre in basso c'era la servitù. Va bene, signora, è stata chiara, esaustiva, ma una notizia, si può visitare? Se vengono dei forestieri e volessero visitarla, anche se è tutto abitato, è possibile? Un po' difficile. Bisognerebbe prendere appuntamento con i proprietari, sono circa una decina. È difficile. Allora, lo dovete guardare solo dall'esterno, in un palazzo aristocratico, importante, piacevole, sembra quasi osservare il paese dall'alto verso il basso, però le preziosità di Cercepiccolo non sono solo in questa struttura armonica, bella, piacevole, vi ripeto, abitato, ma anche questa chiesa moderna, non è sicuramente antica, ma che dà il senso della freschezza oltre che della sacralità. Realizzata tutta in pietra locale, questa negli anni 50, ed ha sostituito la chiesa di cui abbiamo parlato in precedenza stamattina, che è distrutta da eventi atmosferici, eccetera. La pianta iniziale, il progetto iniziale prevedeva un bugnato sia all'esterno che all'interno della chiesa, quindi era un progetto arduo. Come si chiama questa chiesa? Questa è titolata al Santissimo Salvatore, che è il patrono di qua. Il patrono che... Salvatore è il titolo della parrocchia, mentre il patrono è San Donato, che si festeggia il 7 agosto. Ho fatto una bella festa? Sì, poi le parlerà anche, credo, la signora Patrizia di una tradizione particolare religiosa tipica. Ce la dica subito! Legata a San Donato. La signora Patrizia, chi è la signora Patrizia? La intellettuale. No, come diceva giustamente il dottor Antonio Lombardi, venite qua ragazze perché loro stanno sempre insieme a me, quindi è giusto forse fare questa cosa. La nostra festa patronale è il 7 agosto, San Donato. San Donato è il protettore per il mal di luna, quindi l'epilessia. Infatti a volte si dice te pozza torcere un male de San Donato, quando uno vuole dare una brutta bestemmia. Allora in questa chiesa che cosa si fa? Solo il 7 agosto c'è questa pesatura simbolica, c'è una bilancia dove in passato si pesava il malato e
tanto era il peso del malato, tanto era il peso dapprima in oro e poi dopo in frumento. In oro addirittura. Le persone nobili naturalmente, più erano nobili, quindi più pagavano per essere incolumi da questo male. Oggigiorno invece che cosa è successo? Che la pesatura è diventata simbolica, quindi in passato, quindi fino agli anni 50-60 si dava il grano. Attualmente le offerte invece si fanno in moneta. Che cosa si fa? Il bambino, ma non solo i bambini, anche le persone adulte, quindi tutti quelli che vogliono venire, vogliono proteggersi da questo male, il 7 agosto possono venire. Poggiano il piede, da prima il piede era scalzo, ora invece si fa anche con le scarpe, il piede destro, e il prete fa una benedizione, prima sulla tibia e poi sul collo del piede, e prega San Donato affinché tenga incolumi tutti da questo terribile. Speriamo che San Donato tenga incolumi anche noi di paese mio. Se no, poi i paesi di questo magico Molise, chi ve le racconta se non Aldo Barletta? E naturalmente Cercepiccolo è l'unico paese quasi del Molise dove questa tradizione è rimasta. Prima tutti i paesi che giorno avviene questo? 7 agosto. 7 agosto, se volete saperne di più. C'è durante tutta la giornata la pia devozione della pesa dei bambini, si chiama, ma è anche per gli adulti. Quindi se volete stare in salute, se c'è San Donato che penso per voi, venuta qui, vi pesate, avete la benedizione, vi fate un bel pranzo e chi ci sta meglio di voi? Forse? Ci sarò pure io, intanto però grazie. Grazie anche per i sacrifici che avete fatto con questo incredibile caldo. Lei sembra la Madonna Immacolata. Sì. Grazie veramente tanto per l'impegno, per il caldo che avete sopportato, però per raccontare il vostro paese, Cercepiccolo. Ne valeva la pena. Immaginate i nostri avi come stavano combinati tutti i giorni così. Quelli stavano freschi. Esatto. Arrivederci, prima o poi forse ci incontreremo ancora. Devo dire molto bella, molto particolare. Sì, particolare appunto perché si è tentato con un restauro di 5-6 anni fa di togliere la patina di intonaco che era stata messa per cercare di dare alla chiesa l'aspetto che avrebbe dovuto avere secondo quel progetto di cui le parlavo prima. Professor, qual è la cosa più preziosa che c'è in questa chiesa? La cosa più preziosa che abbiamo in questa chiesa indubbiamente è il quadro che lei vede sull'altare maggiore. Sopra il crocifisso. Il crocifisso che è una trasfigurazione, quindi è proprio il titolo della chiesa del Santissimo Salvatore, dipinto da Mattia Preti, il famoso pittore calabrese del 1660. Mentre del crocifisso non si hanno notizie certe, perché come lei può notare... Però di notevole fattura. Di notevole fattura, come lei può notare, però la croce in legno è più moderna, è stata messa, secondo me, con un criterio non troppo felice. Però il crocifisso dovrebbe essere molto antico, non se ne conosce la data. Va bene, adesso però è inutile raccontarvi in dettaglio tutto, professore, perché non abbiamo il tempo, purtroppo. Sì. Però le immagini adesso porteranno a casa vostra le preziosità di questa incredibile chiesa che vi ricordo trovarsi proprio all'ingresso del paese vicino al palazzo di cui vi abbiamo parlato un attimo fa. Voi intanto godetevi il percorso della sacralità. Cercepiccolo ha il privilegio e l'onore di custodire le spoglie mortali di Monsignor Lombardi, che è l'illustre cittadino di Cercepiccolo. È morto in Brasile quando era nunzio apostolico. E le spoglie sono qui. La statua di Dizinno, che è un famoso... Ah, Dizinno, i famosi misteri di Campobasso. Allora la dobbiamo riprendere da vicino vicino perché questa è una preziosità. Beh, devo dire che a volte avverto una certa preoccupazione e mortificazione perché sono tantissime le cose che bisognerebbe dire sui tanti paesi, però purtroppo i tempi televisivi sono quelli che sono. Però mi ha incuriosito questo giovanotto che ci ha portato dei libri antichissimi, non ho capito molto, però lui spiegherà. Allora, questi libri sono di proprietà di Massimo Mancini. Una persona che si interessa, ha diversi interessi. Tra cui ha fatto studi sull'abate Domenico Tata
che nel 1733 è nato a Cercepiccola. Domenico Tata, l'abate Domenico Tata, è conosciuto prevalentemente per la sua attività di vulcanologo, ma in realtà si dedicava alle scienze naturali in varie forme, e sono tantissime le sue pubblicazioni, le sue lettere. Quindi questo signore è nato qui a Cercepiccola, ma dove ha vissuto? E praticamente ha passato soltanto l'infanzia qui a Cercepiccola, poi per il resto è stato a Napoli, dove ha studiato. Quindi e poi è diventato uno scienziato, uno studioso dei vulcani. Dei abbastanza vulcani. Famoso, mi pare, no? Sì, famoso, è conosciuto prevalentemente per quello, però ha fatto studi ha catalogato, è stato uno dei primi a catalogare le pietre dure della Sicilia, ha fatto studi sulla regione del Vulture. Diciamo con semplicità che Cercepiccola ha dato i natali anche a persone molto importanti. Sì, a uno degli scienziati importanti, vulcani, scienze naturali, eccetera, eccetera. Qui è nato, peccato che qui non abbia vissuto. Però se vivere altrove ha avuto il significato di questa produzione artistica, culturale, scientifica importante, ben venga. Noi ricorderemo questa persona con piacere e con interesse. Siamo entrati in una casa rimasta praticamente intatta, è una culla di ricordi, con una grande cura per raccogliere degli attrezzi che un tempo servivano per continuare a vivere. E il professore ne è il proprietario, il tenutario. Sì, io sono il proprietario con l'aiuto determinante di mia moglie quando abbiamo ereditato questa che era la casa della casa Lombardi, quindi di Monsignor Lombardi, mio zio, e di Pasquale Lombardi, mio padre. Abbiamo cercato appunto di dare vita a questi ricordi che secondo noi sono fondamentali. Qui ci sono alcune cose come la macchina da cucire, Singer, la famosa Singer, quello addirittura è un quadro, mio padre ha fatto tra i tanti mestieri anche il sarto, e quello vede una specie di mostra della moda della primavera. Professore, sai che facciamo? 22. A volte. E poi abbiamo qua una serie di tine, va bene. Professore, scusami, a volte, adesso ti stupirò, le immagini raccontano meglio delle parole. Esatto. E questa è una di quelle occasioni. Antonio adesso mostrerà a tutti i nostri telespettatori la beltà di questo percorso. La Vespa, insomma, mi dovete dire che cosa potrei raccontare io sulla Vespa, se non il senso, l'euforia della libertà, proprio della democrazia. La Vespa è stato il primo mezzo che ha dato autonomia ai giovani. Sì. Qui a Cercepiccola c'è ogni anno un raduno delle Vespe. Non solo di Vespa, è un raduno aperto a tutti i veicoli a due ruote che quest'anno è arrivato alla sua sesta edizione. Quest'anno l'evento si svolgerà il 17 luglio a partire dalle 9 di mattina.
Come ogni anno le iscrizioni saranno gratuite, i partecipanti saranno omaggiati con un gadget e con la colazione, e invece per prenotare il pranzo occorrerà contattare un numero di telefono che è indicato qui sulla locandina. Vabbè, ma potete telefonare al comune, vi daranno tutte le indicazioni alla prologo. L'importante è sapere che a luglio ci sarà questo raduno delle vespe, non solo, tutti i mezzi a due ruote. Anche tre ruote e quattro ruote. Ah, allora è complicato, fa anche le macchine. Certo, anche macchine, tre ruote, chiunque voglia partecipare. A che edizione siete arrivati? Alla sesta edizione. Beh, ci sarà la settima, l'ottava, arriviamo fino a 100, poi ne parliamo. Poi sempre nel percorso dello sport, che è una grande occasione di relazione, di socializzazione, che coinvolge tutti, compreso questo giovanotto dal pizzetto, ironico. Pensate un po', questo giovanotto si dedica al basket. Come ti chiami? Piero. Piero, allora, come è venuta l'idea del basket? No, noi siamo una società sportiva, il basket in Carrozzina, tra i miei amici e i miei colleghi, sono 4 anni una società costituita, nel 2012 facciamo il campionato in Serie B, quest'anno abbiamo fatto il girone pugliese, Taranto, Lecce, Barletta. Sì, vabbè, dalla Puglia, dimmi una cosa, ma siete tutti di Cercepiccolo, no? No, siamo parte dell'Abruzzo e parte di Termoli, e noi io... Ve la cavate? Sì. Avete vinto qualche scudetto? Sì, no, scudetto ancora no. Ma ci fate i pensieri? Sì. Ti posso dire un bocca al lupo, eh? Mi puoi stringere la mano? Bravo amico mio, continua così. Cerca di fare molte, come si dice, canestre? Canestri. Mi raccomando. Poi c'è un altro giovanotto, impegnato anche lui nello sport. Beh, noi abbiamo cercato proprio di prendere lo sport nella sua filosofia più pura, non solo agonismo, competizione, vittoria, ma l'abbiamo voluto mettere proprio come strumento di promozione sociale per superare i limiti ideologici, mentali, e penso che siamo riusciti a fare un bel discorso, soprattutto con la squadra del Reale Cercepiccola, di cui Gino è il presidente. Abbiamo il presidente, vieni qua presidente. Sono partiti in 30 e sono arrivati in 40 alla fine, a differenza di tante altre avventure calcistiche. E calcio a 5, proprio il calcio torneo. Calcio a 11. Era CSI fatto quest'anno, però c'è Gino che vi può spiegare bene. Allora presidente, che torneo? Quest'anno abbiamo fatto a livello amatoriale, per l'anno prossimo siamo passati alla FIGC, quindi una seconda categoria. Ah, direttamente alla seconda categoria? Sì, abbiamo intrapreso quest'altra avventura anche perché per dare più stimolo ai ragazzi. Beh, in un paese non c'è lo sport, soprattutto se non c'è il calcio e il basket, giovanotto, un paese senza sport è un paese morto, e Cercepiccolo poteva mai essere un paese morto, è un paese non solo in vita, ma è un paese molto euforico. Qui, anche in pieno inverno, con queste attività sembra comunque primavera. In bocca al lupo a tutti quanti, mi raccomando. La ringraziamo a nome di tutti quanti le persone che si impegnano per lo sport, perché è veramente fondamentale lo sport. Dai 6 agli 80 anni, come facciamo? Sì, ma una certa età purtroppo con lo sport, amico mio. Però se posso dire un'ultima parola, con l'attività dei ragazzini, lo Sports Day, che facciamo 6-7 e 8 luglio, che viene anche il gruppo sportivo della Virtus, che ha tagliato i 70 anni per lo sport e per portare lo sport nelle strade, soprattutto sulla podistica, per riallacciarmi al discorso dell'età, che facciamo il 24 luglio, vengono i ragazzini dai 6 anni fino a quelli di 80 anni. Sì, amico mio, io pure, vedete, ogni medico mi dice sempre la stessa cosa: Aldo, devi fare un po' di footing, di movimento. Io dico sempre sì, purtroppo non ce la faccio. Non cambiate canale, perché adesso il percorso continua, ma non so dove andiamo, ma vi garantisco che vi piacerà. Sindaco, ma che ci facciamo sotto un pero? Beh, questo è uno dei pieri più antichi d'Italia, e quindi è giusto, insomma, elogiare la sua longevità. Come mi spiegava poc'anzi il professor Tanno, un pero ha una vita media non superiore ai 100 anni, questo ne ha oltre 200, e quindi insomma... Hai tolto la parola al professore.
Mi dispiace, sindaco. Assolutamente. Allora, io mi limito nella descrizione sommaria, poi nel particolare lascio. Ci sarà lui. Va bene. E allora, noi siamo venuti apposta qua, ci mancano per un albero. Di alberi ce ne sono migliaia in tutto il mondo, ma questo è particolare. Un pero che ha oltre 250 anni. Ma chissà la storia in dettaglio di questo monumento? È il professore che sta qui. E allora? E allora l'abbiamo riscoperto recentemente, saranno 7-8 anni fa, così che io di solito faccio i giri di ricognizione per, come associazione Arca Sannita, per la riscoperta degli alberi fruttiferi in generale. Poi sono venuto a conoscenza di questo monumento, di questo patriarca della natura, e io appena l'ho visto mi sono meravigliato. Fermati qua. Io sono curioso, ma lo sono anche loro, lo so che siete curiosi per voi, vi state chiedendo, ma come ha fatto a capire che quest'albero ha 250 anni? Cioè uno viene qua, passa, io sarei passato, non l'avrei neanche notato. Tu invece hai capito che questo era un monumento. Insomma, come fai a capire che ha 250 anni? E qui sta l'arte. E questa è l'arte. Perché ci sono due metodi. C'è un metodo di cosiddetto di dendrometria, cioè che con una perforazione del fusto si riesce tramite gli anelli a individuare, ecco, tramite gli anelli. Gli anelli di accrescimento dell'albero. Ma noi non siamo, non abbiamo adottato questa tecnica, ma bensì tramite la proprietaria, una donna, ahimè adesso non c'è più, anziana, che ha seppellito parecchi proprietari quest'albero. Certo, 7 generazioni. E questa proprietaria, che con una mente lucidissima così, ci ha raccontato tutta la storia delle 7 generazioni, fino a da quando è stato piantato e innestato. Si vede benissimo l'innesto, c'è un ingrossiamento giù. E questo è stato innestato esattamente nel periodo della Rivoluzione Francese, cioè nel 1789-90, esattamente, perché la donna ci ha ricostruito tutta questa successione di tempo e di proprietari, e noi siamo risaliti veramente a questa data. Professore, una domanda. A parte il percorso del tempo, no? È già un fatto monumentale, certo. Un albero così che resiste 250 anni è già di per sé una notizia, no? Ma per quanto riguarda le pere, proprio che quest'albero produce ancora, no? Certo. Quali sono le peculiarità, le differenze? Ecco, qui sta veramente il punto, perché... Sì, azzecco sempre i punti, no? non fate finta di niente. Allora, la pera produce regolarmente, a anni alternati, perché naturalmente non potendolo potare, tutte le piante non potate, diciamo, un anno sì, un anno no. Un anno no, esattamente, come l'oliva e qualsiasi altre cose. Ok, il frutto è maturo in agosto, verso la fine di agosto. E che tipo di pere? Ed è una pera particolare, piuttosto rotonda, non molto grande, ha un sapore anche particolare, un sapore, io dico, che sa di antico. Perché bisogna assaggiarle, io non posso descrivere il sapore nei profumi, ma è granuloso il frutto, ed è questa è una prerogativa positiva. Oggi che mangiamo frutti, diciamo, omologati, così i giovani conoscono solo quelli tutti uguali, ha una particolarità, proprio questa granulosità e anche un sapore semplice. Stop so, bravo, come sempre, ve lo ricordate? Ci abbiamo fatto una trasmissione intera di Punto Verde, la mia cara affettuosa trasmissione che faccio da 25 anni, Punto Verde, il percorso del verde, la speranza. E con il signore qualche anno fa siamo andati alla scoperta di queste piante antichissime. Ed è stata una bella esperienza. Lo ritroviamo oggi con mia grande soddisfazione perché è un esperto. E poi vedete, questo libro lo ha scritto lui. Ma scrivere di questi argomenti, che è il frutto di ricerche, non è una cosa facile. Se prende la pagina di questo pero, deliziamo i nostri telespettatori. Eccolo qui il pero. Ma noi lo vediamo da vicino.
Nelle diverse stagioni. È stato fotografato nello stesso punto in primavera, in estate, in autunno e in inverno. Allora, ascolta, un'ultima cosa. In questo percorso scientifico, possiamo dirlo, no? Di studi che stai facendo, qual è la cosa che ti ha stupito più di tutto? Di questo pero? No, no, in generale di questo studio che stai facendo sugli alberi da frutta antichi, eccetera, eccetera. Beh, diverse cose, perché abbiamo riscoperto... Ne devi dire una. Beh, sicuramente questo pero. Questo pero è stata la cosa più, diciamo, meravigliosa, perché, ripeto, una pianta del genere, che tra l'altro non era conosciuta sul posto, anzi era confuso con una squercia qualsiasi. Questa si differenzia dalle altre piante, dalle altre querce, solo nel momento della fioritura. Ma chi sa tutto di questo pero, oltre al professore, sapete qual è? Chi è? Naturalmente il sindaco è il padrone assoluto, nel senso buono del termine, del territorio, è la signora. Sì. Lui ricerca, studia, immagina, scrive, ma chi ne trae profitto, sapete chi è? Ah, la signora che sta lì, inquadra l'Antonio. Sapete perché? La signora poi di questo percorso, di gusto particolarissimo, trae vantaggi straordinari, perché già ha un'abilità di cuoca notevolissima. Se a questa aggiunge i prodotti, per esempio, utilizza pene di questo albero. Esatto. Voglio dire, gli antichi direbbero, sì, dico, qui si ferma l'orologio. E l'orologio, la signora lo ferma parecchie volte. Con le mie manone, diresti. Signora, se dovessi inventare un pranzo per Aldo Barletta, che a cerce piccola. Allora, io come dolce preparerei una bella crostata. Un pranzo, non dolce. Andiamo dal dolce, perché si parla di questo pero. Dulcis in fundo. Allora, una crostata preparata con questo pero, una pasta frolla eccezionale con questo pero e con la cioccolata. È una crostata divina. Beato a te, amico mio. Chi sposa la moglie... che sa cucinare contento tre volte al giorno, che sgarra la moglie è triste almeno tre volte al giorno. Allora, queste sono le pere. Non sono mature, sono acerbe. Ecco i frutti come sono, vedete, quando sono maturi. Quindi sono un po' schiacciati, rotondi, cessati così. Molto particolari. Molto particolari. Cadono, questi non si raccolgono, perché a parte l'altezza, ma si staccano al momento della maturazione da soli, cadono e si raccogliono da terra. Va bene, intanto sindaco, io faccio i complimenti a te come se li facesse al paese intero. Grazie. Io noto poi in questo manto di verde, no? Ogni tanto tuffati proprio in mezzo a questo spettacolare verde, delle ville piacevolissime, modernissime. Questa, come vedete qui, ce ne sono altre là in mezzo. Ma chi vive qui, sì, secondo me, caro professore, deve campare 100 anni per forza almeno. Certo, le piante lo indicano perfettamente, vuol dire che l'ambiente è ideale per questa longevità. Quindi le piante sono indicatrici biologiche dell'ambiente. Ecco, se campa una pianta, un pero, un cipresso, ho visto anche una pianta di leccio grandissimo nel centro, che dura così tanto, vuol dire che il clima è ideale. Oh, quindi abbiamo scoperto un'altra cosa, a Cerce Piccola, dove dovete venire. A proposito, adesso ve l'ho detto prima, se ci venite, ci tornate. Allora, però c'è una cosa che mi incuriosisce, sindaco, visto che sei un intellettuale, te lo chiedo. Beh, raccontano che Gesù, il Padre Eterno, abbia privilegiato l'uomo, no? Tra tutte le creature che ci sono nell'universo, dove si va a puntare la simpatia del Padre Eterno? Nell'uomo, per cui noi siamo stati privilegiati, ci ha dato l'intelligenza, la sensibilità, la percezione, le emozioni, l'amore. Però poi uno si guarda intorno e dice, oh, quest'albero ha 250 anni, io magari tra 10 anni, tra 20 anni muoio e questo ci sarà ancora. A volte io penso, pur quando vedo un marciapiede fatto di pietra, no? Quelle pietre resteranno dove io ho passeggiato tanti anni, io me ne andrò e quelle pietre sono ancora là. Allora io dico, senza voler essere blasfemo, lo dico con un po' di ironia, no? Ma se voler tanto bene a noi, non potevo volere più bene alle piante e farci vivere, non dico 250 anni, ma almeno 150. Beh, però l'imperscrutabile,
non è leggibile. Beh, io a questo punto aggiungerei un'altra cosa. L'uomo non è premiato nel tempo per quanto tempo campa. L'uomo è premiato nel tempo per quel che fa quando è in vita. A questo punto io credo che sia stato premiato colui che ha fatto, come diceva il professore, l'innesto di questo pero che oggi noi ricordiamo. Sì, però quello che ha fatto l'innesto è morto, sì, non so se mi spieghi, quello non c'è più, quello ormai sta là. Questo è vero, però intanto dopo 200 anni ne continuiamo a parlare. Sicuramente, anche Foscolo parlava che l'uomo sopravvive a se stesso solo attraverso le opere, eccetera, 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 eccetera. Noi ci spostiamo alle sorprese. Sono il figlio di quest'anno. Ah, c'è pure il figlio. Scusi, ma è strano. Sì. Dove è il figlio? Abbiamo previsto la successione, perché naturalmente per quanto possa durare questo albero, purtroppo arriva alla fine anche per lui. E noi abbiamo voluto con una cerimonia, con una festa, la festa dell'albero. L'abbiamo fatta, adesso la festa dell'albero, non lo parla più. Bisognerebbe farla la festa degli alberi, perché sono le cose più importanti del nostro mondo, che è bello, bello, bello. Andiamo a vederlo. Padre Nicola, gliel'hai fatta la benedizione al figlio del pero? Beh, allora, professore, questo è destinato a vivere almeno come il papà? Beh sì, se la genetica è del padre sicuramente, e infatti già sta vegetando bene. Quanti cioè. Anni fa l'avete allora, fatto? Questa se l'ha data qui, è stata donata dalla nostra associazione Arca Sannita, la pianta è stata piantata dal vescovo Monsignor Brigantino. Sarà piantato Brigantino, siamo a posto allora. Benedetta, significa che deve durare almeno 500 anni. Brigantino le cose le fa durare a lungo, amico mio. Il 21 novembre 2011. Allora abbiamo il figlio di quell'albero, quindi non morirà più quell'albero. Eccellenza Brigantino, guardami un po'. Di solito le preghiere le fai tu, ma la puoi fare uno pure per me. Devi avere due preghiere nascoste. Uno per il pero e un altro per Aldo Barletta. Io ho bisogno di vivere perché devo raccontare questo incredibile, magnifico meridione attraverso paese mio, che il mio non è. Ma io ci vengo per voi, se voi cambiate canale, mi chiedete, vi domandate, io che ci vengo a fare? Allora, non cambiate canale, perché adesso Cerce Piccola vi stupirà ancora una volta. Sempre in questo place di quiete, di tranquillità eterna, ci troviamo però tra alcune cose che sono vissute, sono piacevoli. Qui abbiamo un santuario, è immerso in una pace incredibile, santuario Madonna delle Grazie. Poi Padre Nicola mi ha fatto notare una cosa pregiata, tutte le scritte delle vie che indicano comunque monumenti, cioè, sempre così, sempre ceramica, vedete?
è una cosa bella. Però questa chiesa, questo santuario che mi incuriosisce e di cui non so nulla, e facciamo che a raccontarlo sì, il professore, il nostro ospite. Ti do proprio il microfono. Grazie. Dunque, questa è, credo sia da definire uno dei santuari più semplici che esista nella storia, perché praticamente non, di artistico non ha quasi nulla, però è molto legato, diciamo, alla tradizione ed è molto particolarmente sentito dai cercepiccolesi, perché questa è la sede della Madonna delle Grazie, una statua molto bella, molto anche espressiva, che attribuiscono molti a Tanno. Dunque siamo ora nell'interno della chiesetta, che è stata recentemente rimessa nel suo decoro iniziale dopo un periodo in cui aveva subito parecchi danni, soprattutto per le intemperie, perché si trova in una zona abbastanza esposta, e quindi da ammirare soprattutto, come dicevo, c'è la statua della Madonna delle Grazie, che molti attribuiscono a Dizinno, famoso scultore di Campobasso. Un'altra statua, poi la vedremo, sempre di Dizinno, nella chiesa madre di Cercepiccola, quindi quella dell'Immacolata. Poi qui ci sono dei pezzi, diciamo, soltanto antichi, che sono stati riutilizzati per l'altare, quindi questa che osserviamo in questo momento, e poi il tabernacolo, la parte alta del tabernacolo, proprio dove è custodito l'ostia consacrata quando viene benedetta, ovviamente. E qui vediamo che è un'antica teca che apparteneva probabilmente a una delle chiesette di Cercepiccola in paese, ed è stata poi riutilizzata qui in questa chiesa vicino al cimitero. Sul nostro santuario c'è da dire qualcosa che riguarda la storia, più che la storia riguarda la tradizione, perché in effetti poi non abbiamo documenti che ci dicano in che momento questa chiesetta fu eretta. Certamente è stata eretta prima del cimitero, il cimitero che poi è stato accorpato alla chiesa, ma la tradizione vuole che un contadino dell'epoca, un contadino della fine del 1600, un certo Germino, praticamente fu assalito dai suoi stessi buoi mentre tornava a casa dalla campagna, e ovviamente impaurito da questo assalto cominciò a correre, gli buoi gli andavano dietro, lui miracolosamente proprio è riuscito all'ultimo momento a salvarsi, e aveva in questo luogo la sua masseria, diciamo, la sua casetta di campagna, e allora fece voto alla Madonna che, essendosi con l'aiuto della Madonna che lui aveva invocato nel momento del pericolo, poiché la Madonna lo aveva salvato appunto e lo aveva reso immune dall'assalto dei propri buoi, decise di donare la masseria e di trasformarla in una chiesetta, che poi col tempo, in una cappella più che in una chiesetta, che poi col tempo è diventato il santuario della Madonna delle Grazie. Il cimitero invece del 1837 e fu eretto dopo la peste che ci fu in quegli anni. Ecco, quindi qui abbiamo un altro dei lavori in ceramica, l'acqua santiera, che rispecchia un po' la targa che è fuori della chiesa. Quando si racconta un paese non si può prescindere da quelle persone, da quegli artisti che hanno raccontato attraverso la pittura, la musica, le poesie, il paese. E credo che se si vuole capire fino in fondo l'anima di un paese bisogna osservare e comprendere il senso di queste opere che ci racconta il dottore medico del paese. Si chiama? Di Tommaso Carlo, sono quasi 30 anni che faccio il medico, quindi conosco bene o male, ho conosciuto gli artisti che presenteremo. Sulla sinistra
ci sono le opere di Antonio Simiele, un autodidatta che però anche senza grandi scuole ha saputo rappresentare nelle sue opere sia in legno che in pittura l'animo, lo spirito sacrale ma anche del paese, delle abitudini di Cerce Piccola. È un autodidatta che non ha potuto... Vivente? No, purtroppo morto, che ha saputo, come ho detto, cogliere lo spirito. Va bene, ma sono delle cose molto interessanti. Poi qui abbiamo dei dipinti, vivente. Questo è un autore vivente. Autrice. Postiamoci così. Autrice. Di 86 anni, Elda Simiele. Gli artisti qua sono tutti Simiele, dottore. Perché il cognome di Cerce Piccola più numeroso è Simiele. Elda Simiele, a differenza di Antonio Simiele, ha avuto anche un eco sovracomunale ma anche sovraregionale, perché essendo vissuta a Roma ha fatto mostre a Campobasso, a Roma. Quindi è abbastanza conosciuta. Ha vinto premi, ci sono delle medaglie lì. Dottore, se mi concedete, anche questo è bellissimo, ma questo è proprio un quadro splendido. Eh sì, sono boschi, se avete girato Cerce Piccola avete visto che un paesaggio, una campagna straordinaria. Sono pieni di boschi e uno di questi è questo, il Bosco del Re. Questo invece sembra la stessa autrice. Sembra la stessa autrice che, essendo vissuta anche a Termoli, il mare. Ha riprostato. E poi qui abbiamo dei colori tenui ma splendidi, rappresentano quasi il crepuscolo. Un crepuscolo, ha saputo rappresentare con questa con questi colori tenui l'aspetto anche agreste del rurale, bucolico, diciamo così, bucolico del paesaggio. Dottore, complimenti per questa cura intanto che ha degli artisti di questo piccolo paese. Continui così, perché questo è un patrimonio che non va perso. No. In questi piccoli paesi bisogna cercare di mantenere queste tradizioni e questi artisti che sanno raccontare l'anima del paese. Siamo tornati con il dottore del paese. Di Tommaso. Il dottor Di Tommaso. Otto, ma quanto è importante l'alimentazione per gente di una certa età? L'alimentazione è importantissima, e qui abbiamo la fortuna di vivere in una zona dove, come lei può vedere, la natura fa sì che ci possano essere cibi genuini, e così come ci insegna la dieta mediterranea, qui siamo in un posto dove la dieta mediterranea la fa da padrona, e il paesaggio salubre e il cibo genuino fanno sì che le persone possano vivere a lungo e vivere bene in questa zona. Però devo dire la verità, sarà stato un caso, io non ho visto molti vecchi. Molti vecchi perché sono un po' hanno una cultura un po' ritrosa, non si espongono e quindi sono rimasti, ma le posso dire che ho ultra novantenni e che posso portare ad esempio uno zio di quasi 90 anni che lavora in campagna tranquillamente. Beato lui. Dottore, un'altra cosa, ma insomma, vivere in paesi come questa, a prescindere dall'alimentazione, può allungare la vita, come si dice nel plagio collettivo, come si crede nel plagio collettivo? Sì, perché vi è un ritmo di vita totalmente diverso dal ritmo di vita frenetico della città. Qui si hanno ritmi di vita bassi, slow, non siamo in un posto dove fast. E come lei ha potuto vedere anche il mangiare, qui è un mangiare slow food, un mangiare lento, tranquillo, non si mangia di fretta perché si deve correre. Ma le relazioni umane nei paesi in genere, ma in un paese come questo, servono anche a migliorare la qualità della vita? Certo, qui sono tutti amici, se lei gira non troverà un posto dove le chiuderanno la porta in faccia. Quindi, secondo lei, come medico, glielo chiedo naturalmente,
Quando conta l'opportunità di uscire dal proprio isolamento, dal proprio guscio e confrontarsi con le persone, con gli altri, soprattutto a una certa età? Molto. Il limite di questi paesi è il non sapersi collegare, unire tra di loro, vivere questa specificità come una cosa chiusa. Invece dovrebbero e potrebbero aprirsi al mondo esterno proprio per far sì che gente da fuori venga, per poter vivere questi momenti e questi ritmi. Quindi, visto che ci sono tante case che si vendono, anche a costi bassissimi, no? Lei consiglierebbe ai forestieri, ai pugliesi, ai lucani, ai molisani stessi che vivono in città, no? Di acquistare magari una casetta qui a pochi soldi e venire a vivere i momenti di relax il sabato, la domenica, d'estate? Certo, non solo ai molisani, in primis ai molisani, ma anche agli italiani in genere, anche agli stranieri. Dobbiamo tenere presente che qui c'è un turismo di ritorno di gente che negli anni 50 è andata fuori come emigrante e che adesso ha la seconda, la terza generazione che vive. Tornano? Tornano poco perché, come ho detto, sappiamo poco presentarci. Sapendoci presentare di più potrebbero tornare di più e in più. Comunque possiamo dire, insieme al dottore, credo che ci autorizzi, vivere in un paese come Cerce Piccolo può significare anche la possibilità di campare 100 anni. Avete detto niente? Grazie dottore. Girando poi per questo piacevole paese, troviamo delle situazioni che un po' inteneriscono il cuore. Voi pensate che in un paese così piccolo come Cerce Piccola c'è una struttura che accoglie oltre 30 bambini che vivono una situazione esistenziale di grande disagio. Però qui trovano accoglienza, trovano affetto, trovano soprattutto serenità. Siamo con la madre superiore di questo bel posto. Allora, come vive questo rapporto con i bambini così sfortunati? Allora, il rapporto, come bene lo disse il nostro padre fondatore Antonio Rocco, è soprattutto quello di essere mamme per loro, non carnale ma spirituale, ovviamente, che però li accompagniamo in tutti gli aspetti della loro crescita. Ecco, la mia esperienza, perché sono qui dal 2009, 7 anni, e ne abbiamo colto un paio di minori che per fortuna anche loro sono stati anche reinseriti in famiglia. Ecco, situazioni diverse dalla fondazione del centro. Alcuni riescono a tornare in famiglia? Sì, alcuni riescono a tornare in famiglia grazie al lavoro che si fa di rete con i servizi sociali. Madre, come siete organizzati? Qua ci sono le suore, c'è qualche psicologo, sociologo, come funziona? Noi, allora, siamo qui internamente, siamo 5 suore nella comunità, poi ci sono tutte le equipe dal momento che ci sono minori. Sociopedagogiche? Educatrice, assistente sociale, psicologa, in base alle figure che comunque oggi le normative soprattutto chiedono quando vengono affidati questi minori. Beh, immagino un lavoro di grande impegno. Molto. Questi bambini però vi danno un sacco di soddisfazione. Sì, tante gioie. Madre, glielo devo dire proprio con grande abbia cura di questi bambini, ma lei ha gli occhi sereni, significa che non ha bisogno neanche di farselo dire. Questi bambini sono nel cuore di tutti quanti. C'è con noi naturalmente in questa casa di accoglienza per bambini anche il professore che ci accompagna ormai da stamattina. Come nasce questa struttura? Dunque, questa struttura è nata per volere e per un desiderio veramente forte e sentito dell'uomo più illustre che ha avuto Cerce Piccola, cioè Monsignor Armando Lombardi, arcivescovo e nunzio apostolico prima in Venezuela e poi in Brasile. La sua situazione di bambino orfano, perché lui rimase orfano che aveva 5 anni, 6 anni, ha sempre condizionato e ha sempre tenuto il suo cuore, diciamo, vicino al proprio paese, quindi ai bisogni dei bambini, eccetera. Per cui quando era già nunzio in Venezuela ebbe questa ispirazione di voler fondare a sue spese, quindi costruire e regalare al proprio paese
una struttura che potesse accogliere i bambini affidati anche a un ordine religioso, e qui ci fu l'incontro favorevole e felice tra Monsignor Lombardi e padre Antonio Rocco, che è appunto il fondatore che è di Cerce Maggiore. Siamo arrivati in un posto veramente incredibile. Intanto vi voglio mostrare quell'esplosione di giallo che è un incanto, le ginestre. E qui, come vedete, è un'area alla periferia del paese, non molto lontano, devo dire, attrezzata anche come area di picnic. Qua ci potete venire a Ferragosto, anche perché c'è l'allegria, l'armonia di questa fontana che si chiama Fonte Lo Spino. Questa fontana ha una storia. A questa fontana, se non erro, un grande uomo, un grande professionista che ha onorato il Molise, professore con una carriera luminosa, arrivato a provveditore nella provincia di Campobasso, ma ha vissuto anche moltissimi anni fuori del suo Molise, è poeta. Beh, proprio qui ha trovato l'ispirazione per scrivere una poesia per il suo. Intanto però ho l'onore di presentarvi il figlio. Allora, papà, un grande uomo, un grande ricordo. Soprattutto è un grande uomo perché è come padre. Poi per gli altri lo hanno riconosciuto delle sue doti che aveva, ma era la passione per gli studi, per l'amore, per i sentimenti, praticamente. Senta, lei ha continuato a vivere a Salerno? Sì, sempre a Salerno. Però il Molise ce l'ha nel cuore? Mio padre... No, suo padre, lei? Sì, io a Salerno, ma io quando posso scappo subito a Cercepiccola, perché qui c'è la storia di tutti i miei... Ma c'è pure la casa ancora, sì? Sì, come? Qui. Ci torna volentieri? Sì, ci torna volentieri, vedete, ma più che altro per stare vicino a mio padre. Mio padre, d'altra parte, di padre è stato seppellito, lo portai a Trivento, perché nella sua terra di origine, il paese suo è Trivento. Però amava Cercepiccola anche. E anche mia mamma sta lì. E poi c'ho i parenti miei di Cercepiccola, i Pistilli di San Giuliano. Va bene, professore, però dobbiamo dare spazio alle memorie di suo padre. Allora, quindi un uomo che ha onorato, dicevo, il Molise, che non lo ha dimenticato mai. Pur potendo vivere fuori, ha scelto poi di tornare nel suo Molise, il Giardino d'Italia. Dopo ha fatto il provveditore agli studi e ha scritto tantissime poesie. C'è qui un bambino, però, che ha disagio della telecamera, non vuole farsi riprendere, ma adesso si è fatto un momento di pausa mentale. Il bambino leggerà la poesia scritta dal provveditore Vittorio Vasile. E la dedichiamo al figlio di cotanto uomo, Pierluigi. Allora io mi metto vicino con te col microfono, la telecamera non ti inquadra. Leggi, recita. Il monte è alto ed il mio bianco crine solleva il vento che d'intorno piange. Ad ogni bene qui mi sento incline, qui l'umana misericordia non mi tange. Oh, quante volte dalle piacentine piogge assolate te il mio cuor rimpiange. O fontana segreta, che dalle spine il nome trai, e non il dolore che frange. Il gorgoglio tenue ed il tuo flusso d'onde, limpide e chiare, per i campi canta. In alto il sole il suo calor diffonde. Il villano stanco e il cacciatore in tanta sovrana pace, alle tue linfe viene, solenne e intorno, il tuo silenzio e incanta. Bravo! Adesso ti possiamo inquadrare un istante. Adesso lo possiamo inquadrare, Antonio, su. Anzi, ti inquadro vicino al figlio dell'autore di questa splendida poesia che tu hai recitato. Vuoi stringere la mano? Congratulazioni. Ad Maiora, per le due cose. Il papà addirittura era anche un cacciatore. Quindi amava la natura, amava il Molise. Non tanto per la caccia, per stare a contatto con la natura. Con la natura. Va bene, professore. Grazie, ci saluti Salerno e divulghi il nome di Cercepiccola dovunque. Andiamo. Beh, ci siamo fermati a mezza strada tra la campagna e il paese per farvi vedere una piccola civetteria, una tradizione, una storia che per i bambini era importante, non solo per i bambini, anche per i grandi. Dovete sapere che c'è un gioco stranissimo, simile a questo gioco lo fanno pure a Vinchiaturo con dei formaggi molto grandi, ma qui il gioco
e si va a raccontarcelo l'ormai caro professore. Per carità, dunque questo è un gioco simpaticissimo, come dice lei, legato proprio alla tradizione cercepiccolese, e si gioca non con la pezza di formaggio grande, ma con la pezzotta, cioè piccole pezze di formaggio che stagionate ovviamente in maniera opportuna, e si gioca o da singolo uno contro l'altro oppure a squadre di due contro due, su un percorso dove c'è una partenza e un arrivo che si comunemente detto lo scasso, cioè la parte finale dove bisogna arrivare, e si gioca progressivamente, arriva il primo della squadra. Chi arriva prima vince, insomma, dai. Chi arriva prima vince. Quante volte hai vinto? La particolare. Secondo. Una volta vinciamo, una volta si perde. Di questo gioco è nel saper piazzare la zaiaglia, che sarebbe il filo. Questo filo che deve girare tre volte e mezzo, quasi quattro intorno alla... È complicato il pazzetto. Ma poi questo formaggio... Scusi, ma so che è importante, va regolata la posizione della zaiaglia, più a destra o più a sinistra, a secondo se la pezzotta ha una parte... Un'inclinazione a destra o a sinistra, va bene. In maniera da garantire il percorso. Allora, senti, ma c'è un campione di questo gioco? Sì, c'è lui. Ah, tu sei il campione! Senti, ma poi questo formaggio che fine fa? Questo formaggio poi alla fine del percorso, della giornata, si divide... Si mangia, si consuma, va bene. Allora, noi abbiamo anche... Un bicchiere di vino, paesano, sicuramente. Va bene, allora, credo... che i signori ci daranno anche un filmato dove potremo vedere questo gioco con più partecipanti. Intanto però, zitti zitti, se non cambiate canale, diamo il via al gioco. Osservate con attenzione perché è curioso, eh? Pronti? Bomba! Te! Madonna che... Ma... Quella curva che ha fatto il formaggio era prevista pure. Sì, complimenti, amico mio. Ma cose dell'altro mondo. Perciò mi metto qua, no, perché se no mi metteva qua e a centro. Quindi quella curva che ha fatto il formaggio era prevista. Sì. Dammi la mano, amico mio. Complimenti. Immagino se avesse... Ma perché non ha giocato il campione? Come? Perché non hai giocato tu? Sei il campione. No, il campione. Qua siamo tutti quanti campioni a questo gioco. Questo gioco siamo tutti... Va bene, adesso abbiamo finito, facciamo vedere il filmato. Se vuole provare, campione, se vuole anche tu. Lei, no, grazie, grazie, grazie. Allora, arrivederci, continuate. Il formaggio sotto e sopra. E chissà che prima o poi non arriva nelle nostre tavole. Non cambiate canale perché tra poco ci divertiremo. Riscendono in campo i giocatori della pezzotta. Allora, e qua già, siccome si formano già tirate, due squadre, sono state formate due squadre, due componenti di ogni squadra. Cenere e carbone. Abbiamo a seguito il secchio con la cenere, la pezzotta e la zaiola. La pezzotta ha il peso di circa 1,5 kg. Poi ci abbiamo il secchio con la cenere per pulirla, e la zaiola è lunga circa 1,80 m, giusto? La zaiola? 1,80 m. Allora Gigetto ha fatto circa tre giri intorno alla pezzotta, quindi sarà 1,50 m. Vedete il lancio? Ecco la tecnica. Ci si può addrizzare di due zaialle, giusto? Una zaialla e quattro passi. Una zaialla e quattro passi. È una giornata molto calda e siamo arrivati in un posto addirittura caldissimo. Pensate un po' a un forno, ma un forno particolare. Valeva la pena venirci. Però prima vi devo raccontare una storia molto simpatica e molto particolare. Io abito a Campobasso. Sotto casa mia c'è un negozietto che si chiama Sapori e Sapori.
dove andavo a comprare sempre delle pastarelle per il latte. Seguitemi che simpatico questo fatto. Un giorno Antonio, il titolare, mi dice: dottore, ma che queste pastarelle che sono consuete, perché non assaggiate questi prodotti qua per il latte? Io vi dei tarallini rotondi, mi sembravano duri. Ho detto a Antonio: guarda, ma questi sono duri per il latte. No, come li bagni diventano morbidi. Sono passati quasi 2 anni e non c'è giorno che io non mangi quei biscotti che poi vi farò vedere. L'altro giorno Antonio mi chiede: dove vai a registrare sabato? A Cercepiccola. Lui mi guarda e dice: dottor, quei biscotti che hai mangiato tutte le mattine vengono da Cercepiccola. Allora io mi sono incuriosito e la prima cosa che ho chiesto venendo in questo paese: scusate, ma quell'incredibile forno che fa tante cose, non solo quei biscotti che piace, dov'è? È qua. Signora, complimenti. Se tutti i prodotti che fate sono come quei biscotti, siete una poesia. Chi lo sa se siamo una poesia. Comunque i biscotti cerchiamo di farli sempre nel miglior modo e più naturale possibile. Prodotto artigianale, prodotti del posto, signora, tutto. La vostra forza sta lì, se no non avrebbe senso. Sì, 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 noi facciamo solo cose genuine, usiamo solo prodotti genuini. Ci siamo sempre rifiutati di usare prodotti industriali. Questo è madonna, come è croccante. Sembra parlare questo pane, signora. Chissà quante cose vorrebbe dire. Io lo tocco, non dovrei per una questione di igiene. Però oggi mi è concesso, solo oggi però. Allora, quanto tempo dura una pagnotta così? Ma anche una settimana, perché questo pane è fatto esclusivamente a lievitazione naturale, con un lievito madre che ha un centinaio d'anni, c'è stato passato da un grande fornaio che si chiama Mainardi, da cui noi poi abbiamo anche migliorato la produzione del pane. Quindi abbiamo questo lievito madre. E la lavorazione del pane è lunghissima, e come è lunga la lavorazione e la lievitazione, così pure la durata del pane. Intanto, se il nostro Antonio si gira con la telecamera, voglio far vedere solo una parte di questi prodotti. Ripeto, sembrano prodotti consueti, in pratica ogni panificio ha queste cose, ma qui, sindaco, qui si ferma l'orologio. Qui raggiungiamo il non plus ultra della produzione artigianale della panificazione, tanto vero è che nei giorni scorsi questo forno ha ritirato a Roma un premio a livello nazionale per la panificazione artigianale, questo ci tengo a dirlo. Addirittura? Certamente sì. È un posto che inorgoglisce il Molise. Allora, io come ho già dichiarato pubblicamente su un articolo di giornale, questo non è solo un orgoglio per la loro famiglia, ma è un orgoglio anche per me che rappresento questa comunità. Vediamo un po' questo attestato che mi incuriosisce parecchio, addirittura da Roma. Concorso per i migliori pani prodotti da forno tradizionale, premio Roma 2016. E qui, signore, se fossimo a teatro ci vorrebbe un grande, grande applauso. Ma a teatro non siamo, fatemelo da solo un bel applauso. Su. E adesso non cambiate canale, perché noi ci tuffiamo proprio in questo percorso di gustosità insieme a voi. Allora, siamo arrivati giù. E qui c'è il forno e il sindaco ha detto: oh, finalmente un po' di fresco. Ironicamente. L'ho capito. Beh, avete visto già il posto emancipato, moderno, pulito soprattutto. E qui nascono le più belle delizie della panificazione del Molise, con questo grande premio che è venuto da Roma. E qui vediamo velocissimamente i cornetti, l'allegria di migliaia di persone in tutto il mondo. Che significa integrale? Con farina integrale, burro, uova, zucchero e buccia di limone. Ma non ci mettete la crema, la marmellata? Non si mette a parte. No, questi no, no, sì, noi li facciamo così perché sono buoni senza farcire. E si vendono fresco, o bisogna congelarli? No, freschi, freschi. Volendo si possono farcire dopo. Va bene, il percorso è lungo, per cui procediamo velocissimamente. Oltre agli ingredienti che ha elencato il buon Pino, mi vorrei soffermare un attimino su come vengono fatti, che vengono fatti a mano, realizzati a mano, non sì, dalle sì, macchine. Li abbiamo visti. Non dalle visto. Macchine, voglio dire, questa è la particolarità. Va bene, adesso però dobbiamo infornare questo incredibile pane. Dici, ma Aldo, il pane è sempre lo stesso, dovunque si va, non è vero.
Ci sono paesi come Altamura che si sono arricchiti per la panificazione. Peccato che poi in paesi come questi, voglio dire, queste preziosità rimangano nell'anonimato, a parte qualche premio. Sì. E insomma, invece prodotti come questo dovrebbero essere di maggiore quantità e più divulgati in tutto il percorso nazionale. Allora, Giovanotto, che cosa ci fai vedere adesso, ma velocissimamente? Velocissimamente, sì, stiamo impastando. Lo stesso pane che abbiamo impastato invece diverse ore prima, nel corso di questa notte che abbiamo lavorato, ovviamente. E abbiamo fatto questo pane di grano duro, di vitazione naturale. Grano duro? Un grano duro senato che cappello. Prego, maestro! E quindi un po' di farina di grano duro, per favore. Ma chi comanda? Il panettiere proprio, quelli che comanda, chi è? Ma qua siamo in... Non mi dire che lo comanda, no, non mi dire che lo comanda al sud. Signora, chi comanda? I lavoratori che... Io voglio sapere chi comanda. La mamma, Rosa Maria Vittoria, è il capo indiscusso. Non funziona. Vai invece, l'ho mandato a passeggiare. No, lui ci fa un orto, ci fa trovare dei prodotti meravigliosi. Allora, noi adesso faremo la pasticceria, vi facciamo vedere la pasticceria con i fruttini del nostro orto. Brava, ecco qui il pane. Sempre di vitazione naturale, grano tenero, alba chiara, integrale. E torniamo, non cambiate canale. Naturalmente adesso, in attesa che il forno prepari questo incredibile pane, ma già arrivi il profumo. Già, io vi voglio far vedere la filiera delle dolcezze che mi hanno incuriosito e appassionato. Se la telecamera mi segue, adesso non dovete cambiare canale, perché ci tuffiamo proprio in un giardino di dolcezze. Fermati, Giovanotto. Me li posso portare a casa tutti io, il sindaco? Facciamo metà io e metà il sindaco. Mi sembra abbastanza. Dov'è il sindaco? Ce li vogliamo portare a casa. Quanti ci capita più una cosa? Beh, facciamo uno e mezzo ciascuno. Uno e mezzo ciascuno. Accreditate, allora non cambiate canale, perché adesso con la signora andiamo a vedere un percorso dolcissimo. Volete sapere qual è il momento più dolce della mia giornata? La mattina. Perché? Per questi, quelli che vi dicevo prima, non è pubblicità, è una casualità veramente straordinaria. Questi dei biscotti sono una cosa straordinaria. Come si chiamano? Frollini. I frollini, sì. Allora, signora, descriva velocissimamente tutti i prodotti. Allora, i frollini, freselle bianche, biscotti intrecciati con il fino. Si vedono qua, biscotti intrecciati, anche quelli da latte, no? No, sì, vanno bene anche col latte, però sono salati. Allora, taralli da vino, che la parola già fa capire, sì, come vanno mangiati. Questi sono gli scaldatelli col vino bianco, famosi, che volentieri facciamo col vino senza solfiti. I cioppini con mandorle e nocciola, le gallette che abbiamo importato dal Belgio, che poi abbiamo personalizzato e sono diventate molto più naturali e digeribili. Biscotto all'uovo naspati, che sono tipici della zona. Questi sono un po' di frollini misti. Questo è l'amaretto, che di solito si associa al nord. Sindaco, ricordo che ci dobbiamo portare pure un po' di questo. Però un po' di questo lo dobbiamo dare pure al comandante, che se li merita. Ma sì, in silenzio, con professionalità, ci siamo da questa mattina. Allora, è una delizia, c'è da perdere la testa. Sì, mi ci tufferei proprio. Ma qui dentro c'è la marena? O sono mandorle vuoti? Le nocciole. Non con la marena, che qua sono molto consueti quelli con la marena. Non ci sono, ma ci sono anche con la marena. Sì. Qua invece ci sono un po' di prodotti. Un purpurri, fate pure le uova di Pasqua, no? Sì, queste le faccio io. Non vi fate mancare niente. Come le...
le facciamo proprio. Allora, questo è col cioccolato puro, cioccolato fondente, cioccolato al latte, poi c'è il torrone, questo è il miele bio sul torrone che ho avuto il piacere di apprezzare personalmente, un torrone eccezionale fatto artigianalmente da loro. Allora vorrà dire, signor, frolline, pizza, questo è per il sindaco, anche il torrone, sei contento sindaco? Il torrone è eccezionale. Questo invece è una specialità, che sono i mostaccioli ripieni, meglio di un cioccolatino. L'ha detto, signor, con un senso proprio di dispetto. Come dispetto? Su questi propri cioccolatini, non devi dire con più garbo, con più dolcezza. Faccela dolce, signore, faccela dolce. Lo devo ridire. Questo è il mostacciolo ripieno. Vabbè. Mostacciolo ripieno, avete visto? Buonissimo. Allora, guardate, le immagini raccontano. E se le immagini li riprende il nostro Antonio, il nostro operatore tecnico, diventa una magia. Anzi, Antonio, ti devo dire, dato che siamo all'ultima trasmissione per quest'anno, poi riprendiamo a settembre, per tutto ottobre continueremo, da lontano se non ti commuovi. Grazie, perché dovete sapere che ogni puntata di Paese Mio, tutte le cose che vedete, tutte le cose che vi commuovono, che vi piacciono, a riprendere è il nostro Antonio. Antonio, un bacio da lontano, grazie. Poi c'è anche Ivan, la persona che monta la trasmissione, un ragazzo d'oro che riesce ad assemblare tutte le immagini tante volte con quella piacevole musichetta. Beh, Paese Mio è anche questo. Allora Antonio, adesso, visto che non ti posso abbracciare, che sei dietro la macchina da presa, immagina che Aldo Barletta ti dia un abbraccio grande, 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 e poi torna con la tua magia a riprendere queste dolcezze. Tutti i prodotti prelibati, ma ce n'è uno che è un cavallo di battaglia. Allora, signore, ce lo racconti? Antica tradizione, il fiatone col formaggio che prima si faceva solo a Pasqua, adesso lo facciamo tutto l'anno. E gli ingredienti è formaggio, uova, zucchero e buccia di limone. E basta? E basta. Non hai detto niente, signore. Naturalissimo. E vengono fuori questi prodotti? E quella è la cheesecake, tra la spiega lei. Non sono i prodotti che vengono fuori da questo? No, i prodotti che vengono fuori da questo sono lì. Adesso andiamo a vedere un istante. E la signora invece sta facendo? Sto facendo una cheesecake che però noi abbiamo personalizzato con i formaggi molisani. La cheesecake di solito si fa con il Philadelphia, prodotti. Noi invece usiamo formaggi molisani. Signora, vuole dire buon appetito a tutti? Buon appetito a tutti. Allora gliela vuole regalare uno virtualmente ai telespettatori? Ne prenda uno. Sindaco, sindaco. Allora adesso facciamo una bella cosa. La signora regala uno di questi virtualmente a tutti i telespettatori. Buon appetito a tutti dal panificio Rosa Maria Vittoria e assaggiate la nostra cheesecake. Se venite a assaggiarla qui ci farà un grande piacere. Virtualmente il regalo. Il regalo virtualmente. Sapete che significa virtualmente? Ormai lo sapete. A chiacchiere. Se lo volete assaggiare veramente dovete venire qui a Cerce Piccola. Al sindaco. Sindaco, perfetto. Buon appetito a te e a tutto il paese. Grazie. Cerce Piccola. E veniteci a trovare. Questo è il fiatone che si è sempre fatto. Dentro che cosa c'è allora? Uova, farina? No, uova, formaggio. Zucchero e limone. E questo colore giallo dove viene l'uovo? Sì, l'impasto che vi ho fatto vedere da preparare. Va bene, allora, ma come si chiama questo forno? Mi sono scordato, signora. Come si chiama il forno? Il forno? Panificio Rosa Maria Vittoria. Rosa Maria Vittoria, e porterà le delizie del Giardino d'Italia, del Molise, a casa vostra. Questi prodotti li trovate dappertutto, basta girare per il Molise, anche a Campobasso, dovunque. Però signora, la cosa che preferite voi, che mangiate tutti i giorni, questo prodotto qual è? Tutto. Mangiate tutto? Russi. Non vi fate mancare niente? Sì, sì, no. Signora, buona fortuna, grazie. Grazie. Perché voi date orgoglio a Cerce Piccola e a tutto il Molise. Grazie. Buon lavoro, signore.
prima o poi nel percorso di Paese Mio, non so dove, non so quando, ma forse ci incontreremo. Au revoir. Siamo in uno spiazzo di Cerce Piccola, molto piacevole, anche se il tempo ormai tende al peggio, ma un po' di pioggia farebbe bene. Monumento ai caduti, quanti caduti per portare l'Italia alla libertà, alla democrazia. Allora, come ti chiami e che cosa ci racconti? Allora, io sono Giuseppe e vi dico che qui a Cerce Piccola abbiamo ben due monumenti ai caduti. Questo alle nostre spalle è dedicato ai caduti di tutte le guerre ed è eretto dopo la Seconda Guerra Mondiale, mentre di fronte alla Chiesa del Santissimo Salvatore c'è una stele dedicata in particolare ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Proprio sul primo conflitto, nel 2010 è stata pubblicata questa ricerca, Gli Eroi del Meridione, nella quale vengono riportati appunto i nomi dei caduti non solo di Cerce Piccola. Molti caduti di Cerce Piccola. Sì. Una, diciamo, per Cerce Piccola furono una ventina, 200, tantissimi per un paese così piccolo, in tutta la Valle del Tammaro. L'idea di fondo di questa ricerca era appunto che i mobilitati e i caduti della Prima Guerra Mondiale erano in misura maggiore provenienti dal sud Italia rispetto al nord. Inoltre questa ricerca quest'anno ha ottenuto una valenza nazionale, ottenendo il codice ISSN dalla rivista scientifica Nuovo Meridionalismo Studi, dalla quale è consultabile liberamente alla sezione anteprime. Facciamo un saluto doveroso ai caduti di Cerce Piccola, è necessario anche questo. Senza la tramontana ci vuole un gran giudizio nel camminare, poi quando e quando finirà. Verdi campi, fiorite colline, grigie rupi, spelonche romite. Salutare l'aure gradite, che rimena l'amica stagione. Più non s'ode nell'alta foresta la tempesta che i giorni percuote, ma di canti e di armoniche note gode il giorno un dolcissimo suono. Marzo sono io, con la mia zappetta, mangio porri e zappo alla digiuna. Siamo sempre comunque in agro di Cerce Piccola, in un posto periferico ma magnifico, un grande verde che sembra accarezzare e a far da corona al paese. E c'è un gruppo di cavalieri, naturalmente tutto è stato organizzato dall'amministrazione, dalla signora Valeria a cui siamo grati, e a tantissime altre persone, in particolare anche il comandante che sta imperterrito da stamattina. Ecco, vestiti di rosso, stanno arrivando in un percorso che è storico. Qui è uno dei famosi percorsi del tratturo. Eccoli qua, sono arrivati, sono tanti, è piacevole anche a vederli. Stranamente c'è una faccia conosciuta, non ha più la fascia tricolore, ma è sempre lui, il sindaco di Cerce Piccola. Allora, sindaco, abbiamo capito qual è il tuo diletto, il cavallo. Diletto grazie a loro che mi hanno trasmesso la passione dell'andare a cavallo, che fino all'anno scorso non c'ero mai salito sopra. Ma è difficile imparare? No, se si hanno dei buoni maestri, no. Va bene, adesso però io devo parlare con uno dei maestri. Eccolo qui, sta qui, sta qui, sta qui. Vedete anche la postura, è diversa, no? Sembra facile andare a cavallo, ma voglio la spiegare a quelli là che ci vedono che non è per niente facile, però è piacevole. È assolutamente piacevole, è il modo più bello e naturale di scoprire la natura. Qua ci troviamo sul cosiddetto tratturo di Cerce Piccola, che ci raccorda tra il Celano Foggia e il Pescassero Licandela. È un paesaggio assolutamente splendido, riusciamo a vedere i paesi sia dall'altra parte della provincia di Campobasso, dall'altra parte del Beneventano,
Puglia, Molise e Abruzzo. Assolutamente sì, tutta l'area del Matese. Penso che sia un percorso da valorizzare e riscoprire assolutamente. Però voi con questo gruppo ci state provando. Come nasce questo gruppo? Allora, è una giovane associazione, siamo nati da poco, ci stiamo impegnando, stiamo cercando di valorizzare il territorio. Speriamo anche nell'aiuto delle istituzioni, perché c'è bisogno anche di quello. Va bene, io vorrei dare un messaggio adesso alle tantissime persone appassionate di equitazione, di cavalli, ce ne sono tantissime anche nella vicina provincia di Foggia. Voglio dire, questo gruppo accoglie tutti, soprattutto quando organizzate delle gite, non lo so, ma a chi devono rivolgersi? Abbiamo numerosi percorsi, abbiamo una... Per trovarvi. Abbiamo numerosi percorsi da fare, cioè abbiamo delle pagine Facebook intestate all'Associazione San Fiere Baldi, abbiamo la collaborazione anche dei maneggi vicino, c'è modo di girare buona parte di questo Molise e scoprire veramente dei paesaggi. Ma organizzate dei tour? Appena abbiamo delle richieste, abbiamo sicuramente la disponibilità a organizzare tutto. Va bene, allora contattate tramite computer... sì, dimmi. L'associazione San Fiere e Baldi fa... San Fiere e Baldi. Certo, con il ramo Cavalieri, i Cavalieri di San Donato, fa capo a questa struttura. Attraverso internet potete risalire a tutto. Va bene. Anche attraverso il comune, volendo. Anche attraverso il comune. Ah, smovito il numero del cellulare del sindaco. Per qualsiasi cosa dovete andare a dormire, a mangiare. Telefonate al sindaco, avete capito? E se telefonate a nome per conto di Aldo Barletta, qualunque cosa facciate, avrete lo sconto. Assume la responsabilità, sindaco? Avranno lo sconto se vengono a nome di Aldo di paese mio? Ma certamente sì. Va bene, è stata una piacevole giornata, grazie a tutti naturalmente, e in particolare a questi cavalieri vestiti di rosso. Ma sapete che ha fatto una certa piacevole emozione? Allora io prima di lasciarvi vorrei fare una cosa per il telespettatore. Vorrei vedervi ripartire con una splendida cavalcata verso un futuro migliore per Cercepiccola. Possiamo farlo? 1, 2, 3, via! Arrivederci sindaco, noi ci vediamo nella conclusione della trasmissione in un percorso di gustosità che vi stupirà. Cercepiccola, se ci venite, ci tornate anche a cavallo. Valeria, dove stai? La maglietta rossa ce l'hai, ma il cavallo te l'hanno fregata. La sorellina. Benvenuti ancora, ci servono. Perché? La Pezzotta. La Pezzotta è mai per lì. Beh, e arriva comunque, sempre, dovunque il momento della tristezza, della malinconia. E sapete quant'è questo momento? Quando la trasmissione finisce. Soprattutto quando paese mio lo facciamo, lo realizziamo, lo riprendiamo in paesini come questi, vi ricordo Molise, il Giardino d'Italia, Cercepiccola, vicinissimo a Campobasso. Se ci venite, ci tornate. Intanto però voglio farvi vedere questo quadro quasi di famiglia. Vedete, grazie a tutti questi signori che con un grande caldo, soprattutto i bambini che sono proprio sfiduciati, non ce la fanno più, dice mamma, ma dove mai portato? Vi hanno portato a fare una cosa bella per il vostro paese, un giorno vi ricorderete. Allora grazie veramente di cuore a tutti quanti, naturalmente al sindaco, nonostante il caldo imbettito, elegante con la fascia, grazie anche a chi non è apparso in televisione come il vice sindaco, ma so che ha messo in campo un grande impegno, e le tante associazioni che sono presenti in questo paese, e poi naturalmente non poteva mancare la benedizione di Frate Paolo, Nicolo, ma non lo so perché, non lo so perché c'hai la faccia di Paolo, perché c'hai la faccia di Paolo, dico io. Ma scusa, siamo San Nicola, il santo più popolare, e in molti paesi di questi qui intorno hanno il protettore San Nicola. Anche San Giuliano. Come vuoi giocare, perciò. Beh, allora grazie di nuovo con tutto il cuore. L'applauso non adesso. Non adesso, non adesso. C'è un momento particolare dove riceveranno un applauso grande, grande, grande e caloroso. Adesso però è il momento di quel tuffo di cui vi abbiamo parlato. Ogni paese racconta la propria anima, non attraverso i palazzi, attraverso le viuzze che pure sono belle,
ma attraverso il percorso dell'alimentazione. Se vuoi conoscere un popolo, diceva qualcuno, sindaco, vai ad osservare quello che mangia. E adesso io sono venuto ad osservare quelli che mangiano i cittadini di Cerce Piccolo, che poi perché piccolo non l'ho capito, questo mi sembra grande, mi sembra Cerce grande, grande, grande. Allora, cominciamo. Lo so che mi state invidiando, lo so, me lo dite sempre, Barlè, madonna quei piatti, cioè, perché non fai la stessa cosa pure tu con tua moglie, i tuoi figli, i tuoi amici? Pigli la macchina, il sabato e la domenica giri per questi paesi a gustare questi piatti. Felice no, ma se non ci arriva la felicità, sindaco, ci manca poco poco così. Allora, presidente, buongiorno. Buongiorno. Che bel presidente, eh? Allora, presidente di che? Dell'associazione San Fieri Balda, che è nata a Cerce Piccolo nel 2007. Per un'occasione molto particolare, per fare la festa di Padre Pio, perché hanno donato alla nostra chiesa una famiglia di pano, e insieme col l'ex sacerdote ci ha detto di raccogliere dei fondi. No, ma non frate Nicolo, non c'è frate Nicolo. Non c'è, è arrivato dopo. Di raccogliere fondi per fare questa festa. Così è cominciata a nascere la nostra associazione, che poi man mano... Va bene, adesso però i telespettatori vogliono vedere i piatti, vogliono gustarli. Allora, noi cominciamo da qui. Questo si chiama la piccina. La? Piccena in dialetto di Cerce Piccolo, sono dei cereali che i contadini tenevano nelle loro aziende, e quando non si poteva raggiungere il mulino per fare la farina negli anni 40 della guerra, eccetera, mischiavano un po' tutti i cereali che avevano. Con un po' d'olio crudo? Un po', si faceva il soffritto con cipolla e l'arde di maiale. Ma questa deve essere una cosa originalissima, perché non l'ho è la prima volta che la vedo, sindaco. È un'altra... No, andiamo per gradi. Qui... Questa si chiama la rattunata in dialetto nostro. Non è un pasto molto veloce. Molto, è un... Ma è brodo? No, è farina e uova impastato. Si mette a bollire l'acqua e poi si grattugia con la grattugia direttamente nell'acqua. Si fa il soffritto separato, in mezz'ora è pronto. È un piatto veloce. Scusami, presidente, ma perché quando... Io vorrei che la tele... Perché quando racconti i piatti ti viene da ridere? Perché mi piace da mangiarli. Sono contento. Sei felice. Sei felice. Uno piange, vuol dire che è un piatto. Lui è contento di poter sempre fare, di poter sempre dare. Un applauso a Prato Nicola, vai, che è stata stamattina con noi. È un piacere stare insieme. Grazie, amico mio. Bella di mangiare. Allora, il percorso continua. Queste sono le... Devo arrivare alla telecamera, aspetta. Sì. Questo si faceva perché le famiglie facevano il pane in casa, e quando si faceva il pane naturalmente la famiglia rimaneva senza pane, perché si finiva prima il vecchio e poi si facevano. Quel giorno che non c'era il pane si impastava nel cofano, si puliva il cofano e si friggeva, era il pane del giorno. La rimanenza? La rimanenza, ecco. Ma c'è sale o zucchero? Questa è salata e quella è zucchero, si potevano fare in due. Per i bambini si faceva con lo zucchero, per gli adulti con il sale. Questo mi pare che è lo stesso piatto, quindi trascuriamolo. Qui. Questo è proprio l'impasto della rattunata, questo è farina e uova. E poi si fa il soffritto. Questo è lo stesso di questa. Quindi scavalchiamo. Questi si fanno a San Silvestro, qua è un'usanza, si chiamano i sushi in dialetto. E mais. Mais. Cotto e poi fatto un soffritto di aglio, prezzemolo e sugna di maiale, e si mangiano il giorno, la mattina di San Silvestro. Hai detto niente, amico mio. E poi nella Pignati che cosa c'è? Sempre questo, va bene. Allora spostiamoci, presidente, più avanti. Poi abbiamo ortaggi, eccetera. E poi salumi. Questo è un altro pasto pure caratteristico, sono le patate. Questo lo devi descrivere, perché ha un colore stupendo. Stupendo, sì. E questi sono tutti prodotti... Fermati qua, racconti questo piatto. Questo piatto sono patate col sugo, facciamo noi. È un sugo molto lento, un pomodoro molto... Sughetto di pomodoro. Sughetto di pomodoro. Con le patate si mettono gli aromi che uno vuole. Addirittura si metteva anche il finocchietto. Fame da cuocere, in ogni modo. Poi abbiamo... Questi sono si chiama la zuppetta in dialetto. Sarebbero pomodori, peperoni, che sono? Pomodoro. Si mette il formaggio secco dentro. Pure? Sì.
perché per dare... Poi abbiamo la salsiccia straordinaria. Sei straordinaria. Peccato che la televisione non porti nelle vostre case il profumo e il sapore. E dopo di questo inizia la sagra del pollo che abbiamo. Sì, però ancora ci sono tutte queste... questi sono tutti locali. Sì. Sindaco, ma quando vengono qui gli ospiti, ci sono dei ristoranti, voglio dire, dove possono assaggiare queste delizie? Oppure no? No, guarda, c'è piccola, è aperto le famiglie, sono tutti di buon cuore. Non le famiglie, voglio sapere se c'è un ristorante. Ristorante purtroppo c'era uno che... Allora senti, ti devi impegnare, un ristorante. Abbiamo un agriturismo. Ah, beh. Sta sul tratturo, dopo ci passeremo, sta sul crinale della collina. Però come diceva il buon Pasquale, oltre che all'agriturismo, questi piatti si possono degustare anche... quando i turisti vengono ospitati dalle nostre famiglie. Ma non lo dire, senti, che arrivano qua le famiglie di un pulmice, dove sono le famiglie che ci ospitano? Bene, hai detto niente, bisogna stare a te. Poi ovviamente i turisti compreranno i prodotti dalle famiglie. Ma in quelle confetture che cosa c'è, Presidente? Queste sono tutte confetture fatte in casa, c'è marmellata di... albicocche, ciliegia, amarene, va bene. Le uova fritte che sono, voglio dire, la storia del nostro percorso di alimentazione. Però chi ci deve parlare di questo percorso che rappresenta, anzi, con un po' di tristezza devo dire che ha rappresentato la spina dorsale dell'economia di questo territorio e non solo, è un signore che tra l'altro... anche il privilegio di essere il vice sindaco di Cercepiccola, il quale nel percorso avventuroso ormai dei polli, i polli, una volta erano l'orgoglio di questo territorio, erano la maggiore fonte di reddito, sindaco, adesso sono la maggiore fonte di malinconia e di avvilimento, però... pare che qualche cosa possa essere rimediata. Sì, diciamo che ancora oggi è un settore che sta andando, molti paesi come Cercepiccola vivono ancora di questa attività, quindi è stata proposta una sagra in onore di questo pollo. Che fate in quale giorno dell'anno? La facciamo il mese di giugno, di solito verso la fine di giugno, metà giugno. Pigliate a ponte! E niente, questi sono i vari piatti che proponiamo. E cominciamo dalle uova, eh? Le uova, queste, siccome con la sagra del pollo abbiniamo anche una passeggiata a cavallo, questa sarebbe la colazione dei cavalieri, che comprende le uova fritte, fagioli e cipolle, dei friggitelli e pancetta. Hai detto niente. Una buona colazione prima di partire alla passeggiata. E poi abbiamo la cosa, il pollo, cosce di pollo cucinate in un certo modo. È spettacolare solo a vederla. Bravi. Sì, questi sono dei piatti che proponiamo alla sagra, cosce di pollo con patate, quelle sono delle alette fritte e lì c'è un... Non correre, quindi, cosce di pollo, come le avete cucinate? Queste sono fatte al forno, ben condite e vengono abbinate con le patate. Patate, quindi esatto. È un classico, pollo e patate. Lì alette? Alette di pollo un po' piccanti, fritte. E lì? E lì abbiamo del pollo alla pizzaiola. Questi sono alcuni sono piatti. Sono pezzi di tutta polpa? Pezzetti di pollo, sì. Polpa? Polpa di pomodoro, esatto. Ci dobbiamo vedere più spesso noi due, quando amico volete, mio, sai? Stiamo qua. Pure il sindaco me l'ha detto di sta cosa al vice sindaco, perché... Quando volete. Si è lamentato. Anzi, adesso approfitto per chiedertelo. Sì. Sindaco e vice sindaco, ma i polli li vende in tutto il mondo, eccetera. È possibile che al sindaco non ti ricordi mai? Il sindaco mangia poco e deve mangiare poco. È di poco appetito il sindaco. Esatto. Sindaco, ti piace questo percorso? Questa è l'anima del tuo paese. Certo. E allora qui chi racconta? Chi racconta qui? Sta arrivando la signora. Buongiorno signora. Abbiamo pizza e minestra col bollito di maiale. Pizza col bollito di maiale, questa è una cosa nuova. Eh sì. E poi abbiamo le lenticchie. Con calma. Pizza e minestra, bollito di maiale, tutta polpa. Sì, si fa bollire questo sughetto, si mette nella minestra con la pizza gialla, la farina gialla e viene fuori questo. Va bene, poi lenticchie col cotechino. Col cotechino, sì, si cuoce il cotechino insieme con le lenticchie, si tagliano i pezzetti, si mangia tutto insieme. E poi abbiamo... E qua abbiamo la pizza solo di granone. Che si può. Ma quando, senti quando è bello il colore, hai visto? È vero, più che mangiarli bisogna guardare. Ah, quella l'ha messa qua. Sì,
nella minestra. E poi là sotto? E là ci stanno fagioli e patate. Che c'è la signora? No, fagioli e cotiche forse, signora. No, ci sta la signora cotica. Patate, codichino. Codichino e cotica. E poi si taglia la pizza con la farina di granoni. Se metto dentro. Viva l'Italia, anzi viva Cercepiccola. Poi abbiamo? Questa qua è sempre la pizza con i gicoli, sempre di maiale, sono il lardo, si squaglia. E con i gicoli, con i gicoli, va bene. Si fa la farina, si può fare sia così, sia con la farina bianca. Va bene, poi abbiamo? Questi sono pasquali proprio, vero signora? Sì, sì, questo è proprio pasquale che lo fa la signora. Che poi venivano utilizzati un tempo anche come giocattoli, sì, per i bambini. La pasta di panna fatto a signorina. Signora, perché parlo così piano? È raffreddata, signora, è raffreddata? Un pochino. Non stiamo guardando la televisione. Questa lei è la signora Maria, la proprietaria del giardino. Dove dovrebbe essere fiore. Complimenti, dov'è? Signora. Grazie. Lei vive in mezzo ai fiori. Sì, è la cosa più bella, la musica, il fiore. Con chi vive in quella bella casa, signora? Io e mio marito. Solo. Il marito. Ringraziamo a Gesù, un marito che è ancora vivo, perché di solito qua i mariti muoiono tutti quanti. 50 anni di matrimonio, l'anno scorso, il 12 agosto. Che vi ha regalato, signor, sta collana vi ha regalato? Mio marito, 25 anni di matrimonio. La collana? La collana. A 50 anni il brillante. Perciò siete così contenti, signora? No, sapete perché? In queste ricorrenze d'amore, le mogli dicono sempre, quando il marito dice, ma che te devo comprare? Amore? Quelli rispondono, lo sai tesoro, basta il pensiero. Ma state attenti al pensiero, perché se non comprate la cosa adeguata vi porta il broncio. È vero, signora? È vero, è vero. Ma gli volete ancora bene? Certo. Ma non come prima. Giorno, come al primo giorno. Signora, avete detto la bugia. Non è vero, non è vero. Uno che si va bene, se no non ci stessimo insieme. Ecco. Gli volete bene come il primo giorno. Come il primo giorno. Signora, poi quando si spegne la telecamera, ascoltate. Ci litighiamo. Brava. Le coppie che non litigano, preoccupatevi. Dopo subito facciamo pace. Va bene, brava la signora. E abbiamo fatto. Sì, questo abbiamo parlato. Ecco. Poi qui. Questo è il pasto dei miei editori. Viene preparato, è un pasto molto semplice, però molto sostanzioso. Ci sono i pomodori, cipolle, si fanno andare con tanta acqua e olio, e poi ci si aggiungono le polpette di formaggio. E queste mi incuriosivo, sembravano fagioli da lontano. No, sono polpette di formaggio perché è un pasto unico. Ho capito. Con un unico piatto stavano per 24 ore. Sì, 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 si mangia quando si miete e quindi viene portato in campagna. Deve Vabbè, essere un po'... Abbiamo capito. Poi ci sono naturalmente formaggi, ricotte e cotechino qui con le cotenne. Con le cotenne. Quindi, sindaco, la filiera del maiale oltre che del pollo qui insomma è abbastanza sì. Consueta, no? Diceva la buona amica di mio nonno, del maiale non si butta nulla, e infatti qui si recupera tutto del maiale, anche il bollito, nel bollito di maiale che è questo vengono messe le parti che magari non si potrebbero lavorare per farle diventare salumi, e quindi vengono bollite e poi mangiate con pizza e minestra. Perfetto, perfetto. Signore, ci rispostiamo più avanti. Poi ci sono quelle delizie che abbiamo avuto già modo di vedere prima in quel forno di grande pregio premiato a Roma, ve lo voglio ricordare, perché queste sono le preziosità che arricchiscono anche un piccolo paese come Cercepiccola. È bello proprio a vedere, sembra un quadro. Poi qualcuno diceva dulcis in fondo, signora. Ma poi non ho capito perché il dolce sembra in fondo mai all'inizio, signora, perché? Non lo so, se iniziamo con una tavolata si comincia a mangiare la pasta. Signora, qual è il piatto che lei ama mangiare? Pasta e fagioli, taccuzzelle e fagioli. Un applauso al piatto di pasta e fagioli. Soprattutto se fatto in casa, le taccozze, diciamo, taccuzzelle e fagioli. Ci siamo capiti. Pastarelle. Queste sono le pastarelle. Nell'altra mattina, signore, che hai i bambini piccoli. La mattina vai a fare la spesa nel centro commerciale, cose. Pigli i biscotti con le etichette delle fabbriche del nord, no? Non vuoi molto bene ai tuoi figli. Tu devi comprare i biscotti così per i tuoi figli la mattina. Prima perché per motivi di salute sono un arricchimento
genuini, profumati, saporiti. E poi anche per dare una scossa all'economia locale, no? Che diavolo, quante sono queste aziende? Bisogna anche privilegiarle. Andate a comprare i biscotti che fanno magari mesi prima, non le fanno, sono buoni pure. Ma questi gli inglesi dicono, it's another thing, è un'altra cosa. Ricordatevi, fateci occhi, comprate i prodotti locali, noci, e poi qui... Sono le frittelle. Un'altra volta lei, signor. Ci incontriamo spesso in questi ultimi tempi. Suo marito dov'è? Dov'è il marito della signora? Non c'è, è ancora a casa. Le frittelle che si fanno in casa, la vigilia... A Natale? Tutti i giorni. Carnevale, Natale, vero? Carnevale. Poi? Poi ci stanno le biscotte, le pastarelle che si fanno. E poi quella torta lì che è magnifica. Pezza. Che cosa c'è dentro? C'è crema, cioccolato e pan di Spagna. Chi l'ha fatta? La signora Giuliana. Che non sindaco, metà io e metà tu, un pezzo forse al vice sindaco. Anzi, anche al comandante dei vici che poverino. Sta proprio morente di fame, già era magro per natura, ma oggi sta proprio squagliando, lo vedete dove? Guardate, il percorso continua con le... non con le dolcezze ancora, formaggi. Allora, è qui a raccontarci, c'è un signore che abbiamo già incontrato prima, imprenditore, finalmente anche l'imprenditore in un piccolo paese. Qui abbiamo il miele di acacia e il miele di mille fiori in diverse varietà che può essere accompagnato con formaggi prettamente locali, quindi che derivano dal pascolo di Cercepiccola. Quindi l'acacia si sposa benissimo con il formaggio pecorino piccante e il mille fiori con il formaggio vaccino. Scusa, ma questa storia che raccontano che il miele fa molto bene ai bambini quando sono raffreddati, quando hanno mal di gola. Tu hai riscontri? Sì, è vero, è scientificamente provato, perché il miele ha una funzione espettorante rispetto allo zucchero e sempre, a differenza dello zucchero, no, contiene vitamine e sali minerali, cosa che zucchero non... Io ho visto dove l'amico che si chiama... Alessandro. Alessandro produce il miele, naturalmente un miele locale, biologico, artigianale, senza conservanti, biologico, eccetera, eccetera. Sì. Anche il miele vanno a comprare al supermercato, quelli che viene da lì, hai capito? Da lì. Lo so. Loro le cose nostre non le comprano. Le cose nostre non le comprano loro. E allora, quindi, miele, se vengono... Miele, allora, sì. Per trovarti, se vengono... Ti voglio fare un po' di pubblicità. Sì, dai. Certo. Se vengono a Cerci, dove ti trovano? Contrada Ruopiano a Cercepiccola, stiamo allestendo un sito web professionale www.biomatese.com. Le persone che non amano la musica, non amano l'arte, sedete adesso, e non amano mangiare della vita, non hanno capito niente. Anche perché, ve lo ripeto, l'unica cosa che facciamo tre volte al giorno, signora, ciao cara, l'unica cosa che facciamo tre volte al giorno, sapete qual è? Non pensi a male. Qual è la cosa che facciamo tre volte al giorno per tutta la nostra vita? Mangiare. Allora, chi sposa una moglie garbata? Sì, sì, ti sei sposato? Sì. Sa cucinare tua moglie? Sì. Allora sei felice tre volte al giorno. Ma chi di voi ha sposato una donna che non ha passione per la cucina? È rovinato almeno tre volte al giorno. Ma vuoi sapere com'è mia moglie? Sì. Non me lo ricordo. Ah, okay. Allora, poi abbiamo lì. Abbiamo gnocchi di patate fatti in casa con ricotta, menta e zafferano. Perché tu coltivi anche zafferano. Hai detto niente, amico mio. Lo so, l'oro rosso viene definito oggigiorno. E l'oro rosso pure i pomodori. Qualità veramente importanti. Va bene, quindi dall'amico anche zafferano di grande pregio, di grande qualità, formaggi, ne abbiamo parlato. E poi panificazione. Oh, questo occhiale somiglia a Pandani tu. A Pandani, sì, buon'anima, grande Pandani. Noi ci colleghiamo col miele. Ti devi sfiziare adesso. Perché produciamo a Cercepiccola il torrone che viene fatto col miele buono di Cercepiccola. E dal miele passiamo agli altri prodotti. Grazie. I caciatelli con la ricotta, formaggio che sono comunque agrodolce, che sono comunque prodotti tipici della zona. E tutti gli altri prodotti, pizza, dolci, cantucci, frollini vari e i pani.
pane con le patate, premio Roma, pane con le olive. Questi sono tutti, tranne questo, sono tutti pani a lievitazione naturale, con le noci, con i pomodori. Pane di grano duro Senatore Cappelli, farina tipicamente molisana, perché negli anni 50 il Molise era il maggiore produttore di Senatore Cappelli. Sei sfogato, ma? Abbastanza. Sei sfogato? Posso continuare? Senti, ma e pane di farro. A che età hai cominciato il percorso della purificazione? Diciamo 4. Quattro anni. Ma si lavora ancora, si lavora ancora di notte, pure con le macchie che ci sono oggi, insomma, non è più necessario. Tutta la notte, tutta la notte ancora. Sono abituato a questa luce. Come i pipistrelli. Come i pipistrelli, infatti grande rispetto per i pipistrelli. Naturalmente. Da vicino a casa mia ci sta la scatoletta dei pipistrelli. Beh, voglio dire, scusate, persone capaci di realizzare questi prodotti sono veramente un orgoglio, vedete, a parte dall'episodio commerciale, a parte questo, ma chi impegna la propria vita nel lavoro per conservare le tradizioni, per dare dignità a un popolo, a un territorio, merita veramente un grande, straordinario applauso. Bella cosa che ti ho fatto, eh? Però adesso c'è la signora qui. Dov'è quella torta di cui abbiamo parlato prima con su scritto qualcosa? Eccolo là. Andiamo a vedere. Sindaco, adesso devi venire qua, perché questo conclusivo episodio è rappresentativo del paese. È emozionante. Grazie. Pensate che questi signori, a nostra insaputa, hanno preparato una torta in onore alla vostra trasmissione. Ripeto, la trasmissione si chiama Paese Mio, ma non è mai il mio il paese, io racconto sempre i paesi vostri. Allora avete avuto il garbo di dedicare alla conclusione di questa trasmissione una torta con su scritto Paese Mio. La trasmissione finisce qui, mi dispiace un po' andare via, ma in questo paese ci tornerò. Allora sindaco, ci sono tante persone, tanti amici del Molise, della Puglia, della Lucania che ci vedono. Io ti cedo il microfono perché la trasmissione, ve lo voglio ricordare, ha un intento semplice. I paesi che ve li mostriamo perché ci dovete venire, dovete girare. Vi garantisco che anche così si modifica l'episodio economico di un territorio. Non dobbiamo aspettare sempre che vengano i milanesi, tanti milanesi qua non ci verranno mai, ma se noi la sera, il sabato, la domenica, a Pasqua, cominciamo a scoprire queste nostre preziosità, questi nostri borghi, tutto decolla e ce la faremo da solo, anche grazie a giovani amministratori come il nostro sindaco, a cui siamo veramente grati. Però sindaco, lì ci sono loro, se li vuoi a Cercepiccola, certo, chiamali. Vabbè, innanzitutto sarebbe inutile continuare a raccontare del paese perché l'abbiamo raccontato insieme, penso abbiamo detto tutto quel che c'era da dire della nostra Cercepiccola. Mi preme solo una cosa, ringraziare questo magnifico popolo di Cercepiccola che ho l'onore di rappresentare, fatto di persone giovani, meno giovani, ma fantastiche, persone che meritano veramente tutto il rispetto di questo mondo. L'appello che faccio a chiunque volesse venire a visitare Cercepiccola... Ospita a caso del sito. Perché no? È quello, se volete alzare la vostra qualità di vita, e non parlo dei servizi, perché la qualità di vita non sono solamente i servizi, ma qualità di vita significa abbattere lo stress, significa mangiare bene, fare una vita salutare, rilassarsi, ecco, questa è Cercepiccola. Quindi a chiunque volesse avere un incontro con un'alta qualità di vita, che ci venga a trovare, e noi siamo pronti qui ad accoglierlo. Grazie. Grazie a te sindaco. Grazie a te sindaco. Nella trasmissione avete avuto modo di vedere pure gli inserti, cioè le varie feste che si ripetono in questo festoso paese.
Quindi cercate di prendere appunto le date, cioè, perché io non me le ricordo. Venite anche in quelle occasioni, vi garantisco che vi divertirete. Volete sapere dove è frate Nicola? L'ho perso. Eccolo là dove sta. Frate, però mi hai promesso la benedizione? Frate, mi hai promesso la benedizione da stamattina? Faccio la benedizione a me, al sindaco, in onore a questo paese. Finalmente ti sei ricordato il nome. Ce la fai la benedizione? Dai, fai la benedizione. Padre nostro, che sei in cielo, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo che sul terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debiti, e non ci condurre in tentazione, ma liberaci dal male. Per intercessione di San Donato e di tutti i santi, benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo, discendo su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Frate Nicola, aspetta, frate Nicola, devo dire la verità, io una trasmissione così non l'avevo mai immaginata, con una preghiera. Allora, visto che abbiamo fatto una bella preghiera tutti quanti insieme, io ne faccio un'altra al sindaco e a questi signori. Quando fate qualcosa di bello, come oggi, chiamate Aldo Barletta e Aldo Barletta verrà a raccontare ancora questo paese mio che è il vostro. Benissimo, allora come vi saluto? In italiano, come vi saluto? Ogni tanto dico in francese au revoir per una piccola civetteria. È l'ultima trasmissione dell'anno, riprendiamo a settembre. Io devo ringraziare ancora una volta il tecnico che ci accompagna da sempre, dovunque, silenzioso, discreto, stanco morto. Il nostro Antonio, che sta sempre vicino, non trascura niente. Poi in relazione Ivan, e devo dire questa volta che siamo veramente alla conclusione, sindaco, un grazie grande grande anche all'editore di Teleregione, al direttore, perché con grande impegno anche economico hanno scelto di dare spazio per divulgare le preziosità del Molise, che sono veramente tante tante tante. Arrivederci. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente con la tua malattia. Paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, da domani si vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà.